Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina, continua il nostro viaggio alla scoperta dell'Oriente, delle sue tradizioni, dei suoi piatti tipici. Anche oggi vi saluto da Mamma Rosta insieme al nostro Franco Francesco. Grazie per averci ospitato, Franco, e per averci presentato i tuoi amici che sono Jun e Jinhua, che ci stanno facendo fare veramente per un... Per noi è un piacere avere Jinhua e Jun di Asianin qui a Mamma Rosta. Veramente. Un piacere anche per noi. Veramente, veramente. Poi stiamo scoprendo tante cose tanto interessanti grazie a loro, grazie ovviamente alla loro esperienza e alla loro cultura, dalla quale secondo me abbiamo tanto da imparare. Assolutamente sì. E so che lascio la mia cucina, la cucina di Mamma Rosta, in ottime mani, quindi vi auguro buon lavoro e ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Grazie chef. Grazie. Beh, io devo dire due parole sulla meraviglia di Franco Franciosi, perché lui è veramente una persona meravigliosa, perché questa più che una cucina è veramente un laboratorio che lui apre a tutti coloro che sono appassionati di cucina. Quindi è la bellezza dello chef che si mette proprio al servizio delle persone ed è una cosa fantastica che in pochi sanno fare. Quindi complimenti al nostro Franco per questo laboratorio aperto a tutti. Grazie chef. E allora, Jun, sì. Che si fa oggi? Oggi facciamo un piatto quasi con un unico ingrediente principale, patate. Patate? Patate a fiammifero. E poi siamo ad Avezzano, qua sì, ci sono le patate buone. Assolutamente, infatti le patate che abbiamo scelto oggi sono proprio utilizzare patate di Avezzano, che è... Quindi vedete che le distanze tra le culture non esistono, veramente, che cosa meravigliosa, la distanza non esiste, esiste la diversità che invece unisce, perché è veramente un valore aggiunto, soprattutto in cucina. Assolutamente. abbiamo tagliato le patate, oggi abbiamo fatto le patate a fiammifero, sì. Abbiamo tagliato a fiammifero, abbiamo messo a molla nell'acqua. In acqua? In acqua a temperatura ambiente per togliere l'amido. Ok. E poi adesso abbiamo come altri ingredienti, abbiamo come ieri abbiamo utilizzato olio aromatizzato, sì. Vino. Visto, ti faccio, è colpa sì. mia, perché gli ho ripetuto più e più volte che era aceto di riso, invece lui mi dice no, è vino. È vino di riso e poi un po' di frigidelli, tagliato sempre a fiammifero. Ah, sono peperoni frigidelli? Frigidelli, che profumo. Sono quelli sono peperoni. Di Franco? No, questi abbiamo portato da Roma. Ah sì, perché quindi, ok. È stato... Che profumo, io li adoro. I frigidelli hanno una buccia molto sottile, proprio per questo, per quello che ci serve per la cottura, per il tempo di cottura. Perfetto. Okay. Allora, facciamo queste patate di Avezzano in chiave cinese. Che volete di più, chef, in cucina anche questo? Allora, procediamo. Ok. Quindi, le nostre patate... Prendiamo, riscaldiamo, mettiamo l'acqua. Ah, l'hanno messa in acqua? Questa è acqua sì, bollente? Sì, l'acqua bollente ha una temperatura più alta rispetto all'olio, però la funzione è lo stesso. Cioè, nel senso, così dimezziamo la cottura e rendendo... cuociamo un po' per cuocere le patate, un po' per anche, in questo modo possiamo anche conservare tutte le proprietà delle patate e ovviamente anche dei frigidelli. Generalmente facciamo così per le verdure, passa nell'acqua e per carne nell'olio. Senti, cosa ne pensi delle materie prime italiane? Beh, siamo in Abruzzo, quelle abruzzesi penso che ti piacciono. Sì, assolutamente. Italia è bella, dovunque ci sono ingredienti che possiamo utilizzare, ingredienti di altissima qualità. Papà dice sempre, importante utilizzare ingredienti buoni, anche un piatto banale riusciamo a renderlo molto piacevole. È vero, grande Jinhua, guardate quanto è bravo a cucinare. Lui adesso mettiamo un po' d'olio. Non vuole parlare, ma parla benissimo italiano, perché io l'ho sentito, vero Jinhua? È vero che parli bene italiano? Allora, olio aromatizzato, mettiamo un po' di peperoncino secco. Ah, questo è peperoncino? Peperoncino secco. Andiamo a dare un po' di piccantezza a queste patate. Cosa mi affascina di più della vostra cucina? L'utilizzo anche delle spezie, che sì. Io adoro. Utilizziamo tante
spezie, ma non così speziate come la cucina indiana, che quello è molto interessante. Che sta facendo adesso Cinque? Adesso mettiamo un po' di sale, finalmente mettiamo un po' di sale per tirare. La prima volta che mi vedo utilizzare il sale, da quando... Sì, andiamo a mettere un po' di vino di riso, per dare un po' di sapore. Sembrano degli spaghetti visti da lontano, sai, invece sono patate. E adesso che ha messo? Aceto. Perché questo sono i piatti, in realtà il nome completo di questo piatto è patata fiammifero a cor piccante. Ok. Il frigidaire in realtà da noi non è per forza necessario, però oggi abbiamo pensato di anche dare un po' di colore a questo piatto. Poi patate e peperoni stanno benissimo insieme. Sì, assolutamente. Devo dire adesso che... Adesso impiattiamo. Patate e peperoni sono, diciamo, la base di un piatto tipico abruzzese, che cosa, il famoso ciabotto. Mettono melanzane, cioè poi c'è chi ce le mette le patate, chi non ce le mette, si mettono melanzane, patate, peperoni e devo dire che stanno benissimo insieme. Questo piatto è meraviglioso. Vede, tutto il mondo è un paese. Tutto il mondo è paese, veramente. Gli abbinamenti degli ingredienti. Che è bel piatto, veloce, facile, leggero, ricco, perché comunque è anche nutriente. Bellissimo. È un piatto molto complesso, cioè nel senso che è molto croccante, essendo un piatto croccante, quindi andiamo a dare più masticazione, poi rimane un piatto molto gustoso e anche leggero, avendo tolto anche l'amido inizialmente. Perfetto, Jun, grazie per questo piatto. Grazie a voi. E grazie, Jinhua. Ce la fai un saluto in italiano alla telecamera? Saluto alla telecamera, di ciao! Ciao! Ci vediamo domani, sempre su Rete 8. Domani. Pasta e fagioli, riso e piselli, legumi e pane sono collegamenti perfetti per dare al nostro corpo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Se vogliamo avere anche giusta proporzione tra questi ingredienti, mettiamo 2/3 dei cereali e 1/3 dei legumi sul nostro piatto.